Edizione di venerdì 29 di ottobre, il videogiornale di Senigallia Notizie, vediamo i titoli. Tornano a tremare le Marche, poi attesa lunga, ma finalmente si può tornare a ballare. E infine anche lo sport, tra poco. Zona Immagine, nuovo negozio in via Piave a Senigallia. Sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini, ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC. Ci riconosceremo al volo. Eccoci in studio per le notizie. Un lungo sussulto ha risvegliato vecchie paure verso le 13 di oggi nella parte nord delle Marche. Una scossa di terremoto è stata ben avvertita nelle province di Pesaro, Urbino e Ancona. Si tratta di un sisma di magnitudo 4.3 localizzato nel territorio di Montefelcino, nell'entroterra di Fano. Senigallia, pronti a partire i lavori per i nuovi appartamenti di via Rodi. Nei giorni scorsi, infatti, è stata riposizionata la gru, tolta ormai da tempo dopo lo stop avvenuto nel 2014, tra gli oneri di urbanizzazione, l'allargamento della strada e nuovi marciapiede. Attesa lunga, ma finalmente si può tornare a ballare anche nel senigallese. Riaprono le sale da ballo, è il caso ad esempio del Megà, chiuso da ormai un anno e mezzo, che riaprirà ufficialmente venerdì 29 di ottobre. Si entra secondo la decisione governativa con capienza al 50%. Il 30 di ottobre ricorrono 100 anni dalla nascita dello scultore Romolo Augusto Schiavoni. L'amministrazione comunale di Senigallia con piacere ricorda il suo benemerito concittadino. E domenica 31 ottobre con confluenze al Monte Le Gronde, escursione nella faggetta e pranzo in locanda. Tutte le informazioni sul sito internet. Adesso lo sport, calcio, Vigor Senigallia Marina, big match al Bianchelli, si attende il pubblico delle grandi occasioni per la sfida di vertice di domenica 31 ottobre alle ore 15. Nasce senigalliatv.it, un nuovo portale dove potrete trovare tutti i video di nostra produzione, dai telegiornali alle interviste, dalle rubriche agli speciali, insomma tutta l'informazione video della nostra città e non solo. Ed eccoci alla foto del giorno, lo scatto di oggi è di Luca Ulissi dal titolo Stazione Serale. Votate la foto sulla nostra pagina Facebook, le foto con più like riceveranno un premio, 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo, quelle di sabato 30 di ottobre sulle Marche. Cielo in prevalenza poco parzialmente nuvoloso per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15 gradi, la minima di 9. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Bene, eccoci al termine del nostro telegiornale. Allora, tra poco, oggi in città con l'intervista al capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Carlo Ciccioli. E poi non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube Senigallia Notizie. La prossima edizione non sarà quella di lunedì, ma quella di martedì. Buon fine settimana a tutti quanti voi. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano. Cordiale saluto a tutti i lettori di Senigallia Notizie, nonché gli ascoltatori del telegiornale serale. Oggi siamo qui per fare una chiacchierata con un amico, Carlo Ciccioli, capogruppo Fratelli d'Italia per la Regione Marche. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te che sei venuto. Iniziamo subito con un paio di domande. Carlo Ciccioli, ti hanno definito il Deus ex machina dell'attuale giunta regionale, si riconosce in questa definizione e sente di avere una significativa influenza sull'attuale governo delle Marche? Come sempre la verità sta nel mezzo, nel senso che sicuramente ho avuto un ruolo importante,
prima nella campagna elettorale. Io sono stato dalla fondazione, cioè dal 2013 fino alla vigilia della presentazione delle liste, il segretario regionale di Fratelli d'Italia. Ho costruito questo partito, insomma, con tanto entusiasmo, con tanta fiducia e anche con tanto spirito di sacrificio, perché quando un partito nasce col 2% non è semplice. E poi siamo finiti con queste elezioni regionali al 18,66% nelle Marche, che era una percentuale, oggi non lo è più perché i sondaggi ci danno oltre il 20%, una percentuale molto importante per il nostro partito, la più alta in Italia. E quindi ovviamente un po' di peso ce l'ho, tutti sanno che Francesco Acquaroli, che è il candidato, prima candidato presidente, poi presidente della Regione Marche, è uno dei miei giovani più brillanti, di quelli che è cresciuto con me in questi anni, cioè fu portato in consiglio comunale, in consiglio regionale, fino a fare il parlamentare, quindi diciamo io sono un po' dentro il sistema. Poi detto che io sono il deus ex machina mi sembra un po' troppo, cioè sono accuse che fanno gli altri per mettere zizzania tra di noi nella maggioranza, tra Fratelli d'Italia, la Lega, i personaggi, ma in realtà non è così. Certo, sono uno della cabina di regia di questa regione, questo sicuramente sì. Bene, passiamo invece su una cosa d'attualità, che è l'obbligatorietà del Green Pass. Tu hai affermato che si rischia di creare una divisione come tra Guelfi e Ghibellini, ma qual è, insomma, tra economia e salute questo Green Pass? Come lo vogliamo, come lo vuoi giudicare? Come ti vuoi porre? Sì, sì, innanzitutto io giudico purtroppo, ahimè, deficitaria la politica del governo sulla vicenda pandemia. Ovviamente tutti i governi del mondo sono stati in difficoltà, quindi l'Italia non è stata da meno, non si conosceva la patologia, si sapeva pochissimo del virus, la Cina ha sempre nascosto le notizie per mesi e mesi, quindi sicuramente affrontare il problema è stato difficile per tutti. Aggiungo, come medico, che io non sono ovviamente uno specialista, un infettivologo, però anche i medici non sapevano come fare, si sono costruiti l'esperienza sul campo. All'inizio si diceva che non bisognava dare gli antibiotici, poi la copertura antibiotica sì, cortisone no, poi cortisone sì. Insomma, un po' la confusione. Sì, all'inizio è stato un po' un momento di grandissima confusione, però dopo qualche mese invece la confusione non c'era più e la gestione della pandemia secondo me sarebbe dovuta essere più razionale. Siamo invece arrivati alla terza dose. Non lo è stata. E com'è il problema dei vaccini? Questo è un vaccino, va detto. Io mi sono vaccinato, quindi sgombriamo il campo a Novax. Però questo vaccino, va detto, è un vaccino in sperimentazione. In genere per costruire un vaccino scientificamente tarato ci vogliono circa 3 anni. Questo è stato un vaccino messo a punto in 8 mesi, in tutta fretta, dalle... ovviamente aziende farmaceutiche che, come è naturale, sono buttati a pesce sul business della vaccinazione. Dicono che non sia più uno sperimento, no? Beh, invece ancora siamo nell'ambito degli effetti collaterali. Io vorrei ricordare un po' cosa è successo con la polio. La poliomielite fu nel dopoguerra uno dei virus, il virus della polio, dei più terribili. Migliaia e migliaia di persone, soprattutto i bambini, avevano dei danni neuropatici gravi, cioè bambini che non camminavano, con braccia che non potevano più muovere, eccetera. All'incirca negli anni 50 venne fuori il Salk, mi sembra che è del 1957, che fu il primo vaccino e non era un granché. Fu sostituito all'inizio degli anni 60 col Sebin, che ancora viene utilizzato come antipolio. Vediamo un attimo i vaccini dal Green Pass. Siamo in una fase intermedia. Sono due cose differenti. Il vaccino, secondo me, sta contribuendo a diminuire, e questo, cioè chi nega questo è proprio fuori dalla medicina, sta contribuendo a spegnere la diffusione del virus. Questi vaccini non sono i migliori del mondo, purtroppo, perché sì, l'AIFA, un organismo di burocrazia medica, dice sì, vanno bene, ma diciamo che vanno bene, ecco. Non siamo né scienziati, tu sei un dottore, io no.
Beh, su però milioni di dosi. Riguardo al Green Pass. Su milioni di dosi di vaccini fatti ci sono stati qualche migliaio di eventi avversi. Allora, molti milioni con qualche migliaio. Alcuni in Italia, dice il report, che ci sarebbero stati 600 decessi connessi alle vaccinazioni, ma solo questi, una piccolissima parte, 20-30, sono attribuibili al vaccino. Altri sono conseguenze di altre patologie che uno ha e che hanno portato all'exitus. Insomma, e tutte le vicende della scienza, della clinica medica, sono da osservare con molta prudenza. Diciamo che per i vaccini abbiamo capito per il vaccino, come la pensi, ecco, ma riguardo al Green Pass. Per il Green Pass, che è successo? Che per spingere la gente a vaccinarsi sono stati messi dei paletti, e il paletto è il Green Pass, la carta verde che se non ce l'hai non puoi entrare. Vi dico l'effetto, per esempio, indiretto che ho avuto io. Che in consiglio regionale io ricevo i cittadini, come tutti i consiglieri regionali, credo, e ogni tanto in portineria bloccano delle persone perché non hanno il Green Pass, non possono parlarmi. E alcuni lo fanno per trascuratezza, altri perché rifiutano di accedere al vaccino. Perciò io essere scendo... vaccinati non è essere ammalati, cioè no, chi è vaccinato al Green Pass potrebbe essere molto ammalato e infettarti. No, allora, potrebbe, ho detto, potrebbe. Residuale, diciamo. Uno che ha fatto un tampone invece, diciamo che potrebbe non essere ammalato, perché anche il tampone fallisce. Beh, no? Allora, perciò sta cosa qui è da dire, però. Premesso che c'è un limite nell'efficacia delle vaccinazioni, esatto, delle vaccinazioni, quindi non è che il vaccinato ha la polizza scudo, però abbiamo visto che anche nei casi peggiori circa l'85% di copertura da parte del vaccino c'è un 10, 15, 9 a secondo delle valutazioni, che rimarrebbe comunque fuori, cioè vaccinato e può ammalarsi. Direi di passare oltre. E sul green card, però, se no, sì, rischio di non rispondere. Io la penso così, che probabilmente era più opportuno imporre obbligatoriamente la vaccinazione con le esenzioni. Io avrei fatto, ci sono dei motivi di esenzioni, le neuropatie, le malattie autoimmune. Questi vaccini hanno dei problemi cardiologici seri per persone che hanno fatto interventi sulla valvola cardiaca, valvola meccanica, cardiaca meccanica, miocardici antecedenti, quindi c'è una serie di patologie che ti esentano. Per tutti gli altri invece secondo io avrei messo l'obbligatorietà. Viceversa, chi non si vaccina, a quel punto avrebbe avuto effettivamente un'esclusione. Però così siamo una mezza via, cioè non è obbligatoria la vaccinazione, però ti faccio il dispetto di non far parte della vita civile. Va bene, abbiamo capito perfettamente come la pensi. Mentre invece, per ritornare un po' su Senigallia, l'opposizione locale di Senigallia ha più volte evidenziato una crescente marginalità della città negli obiettivi della nuova giunta regionale. Quanto dico l'opposizione, resta un po' difficile, perché fino a un anno fa erano loro la maggioranza e voi eravate l'opposizione. Adesso ci siete voi all'opposizione, come se a Senigallia si sente penalizzata da qualcosa. Cioè, ma questo non è vero. Non è vero. In politica le polemiche sono il sale della politica, però non ci sta. Io qui mi permetto di fare un po' lo psichiatra, no, sono un medico psichiatra, cioè il PD non è ancora uscito dallo psicodramma della sconfitta, è molto molto penalizzato da questo psicodramma, cioè delle volte a me viene da sorridere in consiglio regionale, perché fanno delle interrogazioni su alcune cose che non funzionano, e non funzionano perché negli anni passati, quando governavano loro, hanno fatto un disastro. Per cui, allora, ci fanno le interrogazioni, perché questo non funziona? Faccio un esempio, l'ospedale di Senigallia, perché l'ospedale di Senigallia è ridotto in questo modo? La spiegazione è perché in tutti questi anni hanno svuotato l'ospedale di Senigallia, non hanno fatto gli investimenti, non hanno assunto il personale. E noi ci siamo trovati, una volta si diceva la gatta da pelare, oggi si dice il problema nelle mani, di ricostruire. Quindi assumere il personale, fare i concorsi da primario, fare le sale operatorie nuove, i nuovi blocchi ospedalieri. Cioè, e questo non è che si risolve. Noi governiamo da un anno,
In epoca di tempesta Covid. Mi hai preceduto sull'ospedale di Senigallia. A Senigallia lo stesso, la giunta Olivetti, che oggettivamente è una giunta nuova, con un gruppo dirigente nuovo, con un consiglio comunale tutto nuovo, qualche difficoltà sicuramente, di tirocinio, chiamiamolo così, ce l'ha, ma cioè, molti dei problemi che hanno sono i problemi lasciati dalla giunta Mangialardi. Aggiungo, non è vero affatto che non abbiamo investito, noi stiamo dando i soldi per l'ospedale di Senigallia, tanti, e anzi, cioè, se c'erano i progetti pronti sarebbe stato molto più esecutivi, sarebbero stati cantierabili. Poi, proprio l'altro ieri, ero casualmente durante il Consiglio regionale, l'assessore alla cultura Latini ha fatto una conferenza stampa insieme a Olivetti, il sindaco di Senigallia, insieme a altri esponenti di Senigallia, per dire per i 25 anni del Teatro di Senigallia, in cui saranno dedicati a Enzo Iannacci e a Battiato, e la Regione anche lì interviene, e così via di tante cose. Noi siamo, per esempio, Marche Storie, abbiamo fatto a Senigallia uno spettacolo di presentazione in Piazza del Duomo proprio per Marche Storie. Noi stiamo cercando di fare tutto per Senigallia, anzi, l'accusa potrebbe essere un'altra. Perché voi state privilegiando Senigallia? Troppo Senigallia. Allora, riguardo a questo ti volevo fare una domanda che possono due. Dici qualcosa rispetto all'Hotel Marche e all'ex APT. Non può essere solo che va deserta l'asta, perché queste due cose, sotto l'APT che è provinciale, ci dormono i barboni, e per il turismo senegalese è una cosa un po' brutta, vedete? Sta roba che sta cadendo a pezzi con sotto i barboni che si dormono. E l'Hotel Marche, stesso discorso, è una struttura grande che sta lì ferma, che potrebbe, insomma, dare valore a Senigallia. Riusciamo ad accorciare i tempi, a trovare qualche soluzione che non sia soltanto quello di metterlo all'asta e poi nessuno lo compra e resta lì? Allora, questo è il problema che c'è in tutte le città, a Senigallia ovviamente, i cosiddetti contenitori vuoti, i grandi contenitori spesso storici. L'Hotel Marche fu l'hotel principe di un'epoca e poi negli anni è rimasto sempre non utilizzato, la scuola alberghiera, poi l'istituto alberghiero e altrove, per funzionalità, normative che sono uscite fuori, e lo stesso l'APT. Allora, il problema è questo. Se non si coinvolgono i privati in queste operazioni è molto difficile riuscire a realizzare qualcosa di nuovo. Adesso potremo utilizzare il piano nazionale di rinascita con i contributi europei. Ovviamente ci sarà la regione col comune che deve fare un progetto, il progetto va finanziato, però poi nel momento tu crei il luogo, recuperi eccetera, cioè ci deve essere dentro la funzione. E questo sarebbe importante, fare un progetto di partnership con dei privati regionali e via di seguito. Io faccio un esempio per analogia. L'aeroporto di Falconara, mal gestito dalla regione in questi anni, ha fatto un buco di oltre 25 milioni che praticamente la regione l'ha messo in vendita praticamente senza soldi, senza prendere, ma sopra ci ha messo 25 milioni per ripianare i debiti, perché se no non ci sarebbe stato un privato che lo acquista. Quindi noi, per rendere appetibile sul mercato queste due strutture che sono diventate imbarazzanti per l'accoglienza a Senigallia, bisogna fare un progetto del comune, renderla appetibile ai privati, che ovviamente coinvolgerli nell'investimento, e contemporaneamente ridare un biglietto da visita bello alla città. Dato che sei andato proprio sull'aeroporto, mi hai preceduto della prossima domanda che ti volevo fare, è che ancora sono avanti. Sei avanti. Che abbiamo un binario. Sai la canzone Un binario? No, non ce l'abbiamo. Un binario Falconare Roma. Cioè, siamo nel 2021, fra poco il 2022, ancora c'è un binario solo. Ci vogliono, non so, c'è disastro. Disastro. Anche qui un disastro, completo. Un disastro della mancata sinergia tra la Regione Marche e lo Stato. Se uno mi chiede, ma qual è la caratteristica di questa nuova giunta Acquaroli, che è lì qui da un anno, tra l'altro ha debuttato in queste condizioni di difficoltà, l'emergenza Covid, è l'intraprendenza.
cioè l'intraprendenza perché ne facciamo di tutti i colori. Contrapposto, io dico che non me ne ero neanche reso conto, pensate, un uomo di opposizione che non aveva capito fino in fondo il disastro che c'era stato nelle gestioni precedenti. Bene, il progetto del doppio binario tra Ancona e Roma è strategico, fondamentale, non c'è neanche da discutere, maggioranza, opposizione, nessuno può negare. Beh, siamo riusciti a mettere noi un commissario. Un commissario, il governo ha nominato un commissario per la reazione di quest'opera, perché come abbiamo fatto esperienza dalla vicenda dolorosissima del ponte di Genova, là ormai le difficoltà delle burocrazie sono tali che se non centralizzi con un responsabile unico del procedimento che scavalca anche le norme ordinarie e via di seguito, se c'è l'emergenza bisogna agire. A Genova c'era l'emergenza, è stato nominato un commissario straordinario e grazie a Dio il ponte è stato inaugurato. Okay. Per l'Ancona Roma è stato nominato un commissario straordinario, così come sono stati nominati altri commissari straordinari, ne cito uno che è un'altra vergogna trentennale, forse quarantennale, l'uscita dal porto di Ancona, che è ancora sulle strade storiche di Ancona, cioè la vecchia Flaminia, via dicendo. È stato nominato un commissario ANAS che realizzerà l'opera scavalcando le normative ordinarie, perché speriamo, su alcune cose bisogna andare avanti. Allora ti farò per finire una domanda che ne contiene due, cioè una è: cosa pensi delle crescenti proteste, per riallacciarci al discorso di prima, contro il Green Pass di Trieste, Genova, Roma, anche in Ancona, che passavano sopra le strisce pedonali per no, insomma, queste proteste che sono sia a livello italiano che anche a livello europeo, perché la Polonia, la Romania stanno tutti quanti manifestando. Insieme a questa cosa qui, volevo farti una domanda rispetto a Salvini che fa un po' da yo-yo, qui in regione sta con voi, il governo sta con Draghi, ieri, e qualche parola anche sul decreto Zan, che ieri insomma è stato affossato dal Senato. Allora, la Lega si trova in una situazione molto imbarazzante, un po' contraddittoria, perché diciamo che su molti temi Fratelli d'Italia e la Lega la pensano allo stesso modo, ovviamente con una pluralità di valutazioni, di sensibilità direi anche di cultura, cioè veniamo da culture diversificate. Però sul piano politico operativo siamo alleati, molto alleati, cioè non solo alleati perché strategicamente stiamo insieme, ma perché su molte cose condividiamo lo stesso progetto, lo stesso programma, via di seguito. E la Lega si trova ad aver fatto un patto di governo con gruppi politici che pensano totalmente all'opposto, e mentre si trova all'opposizione di quel governo un movimento politico, Fratelli d'Italia, che la pensa per buon 80% come la Lega. E questa è una situazione molto divaricante, che la Lega, ahimè, ha pagato in termini di voti, di elettorali, perché la Lega, che aveva avuto ottimi risultati elettorali fino a circa un anno fa, sta perdendo consensi, perché una parte del suo elettorato non approva la condivisione delle strategie di governo del PD, del 5 Stelle e via di seguito. È chiaro che era importante dare un governo all'Italia e su questo io sono d'accordo, però il governo si poteva dare attraverso un voto. Non c'è stata la volontà, qui va riconosciuto all'alleato, e io dico proprio onestamente all'alleato, che Salvini aveva tentato di andare alle elezioni anticipate, la rottura del governo Conte 1 era quella, cioè andare al voto. Invece non ce l'hanno mandato perché Salvini lì ha sbagliato, cioè bisogna stare nel palazzo. Io sono stato parlamentare e il palazzo è una cosa terribile, cioè gestire il palazzo è una cosa... Cioè ti volevo chiedere se il DDL Zan come la pensi, quello che è successo. Non te lo volevo fare questa domanda, però te la faccio, ma secondo te la Meloni ha fatto poco? No, la Meloni è in opposizione. Il Zan è stato... No, riguardo al DDL Zan, che
comunque è andata a finire come è finita, no? Però la Meloni, che è l'opposizione, potrebbe fare qualcosa di più? No, io dico di no. Allora, teniamo presente che noi siamo, Fratelli Italia, all'opposizione con i risultati delle elezioni politiche del 2018, quando abbiamo conquistato 50 parlamentari, 32 alla Camera e 18 al Senato. E far l'opposizione al Senato sono 315 senatori e ne abbiamo 18, un po' più del 10%, scusa, 18 no, il 5% circa. Cioè tu dici non conviene alzare la voce. 630 parlamentari, ne abbiamo 32. Grazie a Dio sono cresciuti, perché hanno diritto a Fratelli d'Italia un'altra decina di parlamentari. Mi sembra che da 50 siamo 58, adesso non vorrei sbagliare, però è un dato politico che quindi siamo stati attrattivi, ma con 58 parlamentari facciamo anche troppo a stare presenti sempre in aula su tutte le commissioni, a volte a bloccare anche l'approvazione di leggi per giorni e fare chiaramente quando la Lega e Forza Italia prendono coscienza che su alcune cose non si può ammenare la bandiera, allora, come nel caso del decreto Zan, si va all'opposizione. Qui che si possa fare una legge che migliori le norme per il contrasto alle violenze di genere, all'omofobia, questo non potremmo parlarne, anzi c'era stata un'apertura. Ma che poi debba trionfare il cosiddetto, io lo chiamo così, l'estremismo sessuale, questo è inaccettabile. E non è che, cioè bisogna rispondere, sicuramente bisogna avere grande rispetto e attenzione nel problema dei diritti di tutti, però poi non è che i diritti degli altri diventano più forti dei diritti tuoi. Cioè, insomma, c'è anche il diritto alla normalità, all'eterosessualità, credo che sia un diritto che deve essere riconosciuto, non è che può essere la dittatura al contrario. Sullo Zan è successo esattamente questo, la dittatura al contrario, quella legge non va bene. Che non va bene, l'hanno dimostrato, perché c'è stata la polemica sui franchi tiratori, no, che ci sono 40 persone della maggioranza che nel voto segreto hanno detto no, perché la loro coscienza si è... Quindi non era un problema di contrasto politico. Bene, siamo soddisfatti di questa intervista, anche con gli ultimi eventi che sono successi proprio ieri. Ringraziamo Carlo Ciccioli per questa intervista. Grazie a questa... io ritengo che questo ruolo, che questa televisione, questo canale, anche se non è televisivo ma via informatica, via internet, svolge un ruolo importante a Senigallia, quindi sono io che vi ringrazio che anche di questa opportunità di aver potuto parlare, spiegare. Nei giorni scorsi so che ha parlato il capogruppo del Partito Democratico, credo che sia corretto che parli un capogruppo di un partito di maggioranza. Ancora grazie e un grande saluto ai nostri ascoltatori e ci sentiamo per la prossima intervista.